Quanto guadagna un produttore? Ha 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 ha! Lo sapete sul serio? Beh, dai, dopo la sigla, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. A parte gli scherzi, l'argomento è molto complesso, ancora più di sapere quanto guadagna un DJ. È anche molto difficile arrivare a capirlo, quindi magari ci saranno delle cose che sarà il caso di approfondire. Scordiamoci i tempi nel quale ti pagavano per fare remix, oppure l'etichetta ti anticipava i soldi perché era sicura poi di poterli riprendere. Quello succedeva ere geologiche fa. Adesso è cambiato tutto completamente, perché è cambiato completamente il mercato discografico. Ciò non vuol dire che non sia possibile guadagnare da produttore. Tutti i grandissimi nomi per i DJ di top fascia che guadagnano un sacco di soldi sono necessariamente produttori, perché per guadagnare tantissimi soldi è necessario anche che ciò avvenga dalla parte relativa ai brani che diventano delle hit e quindi tutti quelli sono i diritti discografici. Ma noi ci caliamo sempre sul contesto quello normale. Mi piace parlare di quelli che iniziano adesso e vorrebbero comunque farne una professione. Mi piace parlare di quelli che guadagnano normalmente come un qualsiasi lavoro, è quello del produttore discografico, con alcune specifiche più che altro. Dimentichiamoci subito, lo dico fin dall'inizio, di quelli che ti dicono: dai, facciamo un disco, poi tanto ci riprendi i soldi di SIAE. No, quelle sono tutte stronzate, chiaro? È pieno di gente che ti scriverà per dirti: dai, ti faccio i brani, ti scrivo qui, te li faccio girare perché io sono 40 anni che faccio questo mestiere, conosco tutti, conosco quella. Sono tutte stronzate e non metto neanche il beep. Sì, ok, servono avere dei propri brani da programmare durante le serate. Verissimo, ma con quelli si parla veramente di spiccioli. Pochi centesimi qua e là per molte settimane all'anno fanno pochi euro in fondo all'anno. Chiaro e tondo. E è così e sarà sempre così. Sono finiti anche quei tempi in cui, con i brani che giravano tra colleghi, ci si compravano le case. Caliamoci nel mercato reale della discografia. Capiamo bene, ne abbiamo già detto, che con un disco non si va da nessuna parte. È difficile piombare in un mercato completamente saturo, dal nulla, e anche investendo dei soldi riuscire a fare veramente il botto. Qualche volta succede, sono casi veramente rarissimi, è come vincere al Superenalotto. Qualcuno partecipa tutte le settimane e qualcuno ogni settimana vince. Però ci sono milioni che partecipano tutte le settimane e non vincono un bel niente. Quindi anche lì parliamo di quelli veri e delle cose probabili. Esiste un mercato discografico, bene, che è composto dai download digitali, dagli streaming digitali, quindi dagli ascolti, e anche dalle vendite fisiche. Tutte queste tre cose insieme vanno a portare un guadagno economico a chi realizza i brani. Poi ci sono i diritti d'autore, quindi in base a quanto questo brano viene suonato in giro, arrivano altri soldi. Quando realizzi un brano e lo metti in vendita a 1 euro, 1 euro e 20, teniamoci conto che una buona parte va al portale, quindi lo spazio in cui il disco viene venduto, che può essere il Beatport della situazione, iTunes o qualunque altro. Una parte va in caso al distributore, che è quello che ti consente di far vendere il tuo disco in tutti i portali a giro per il mondo. Una parte va all'etichetta, o meglio all'editore, o a tutti quelli che sono coinvolti, che può avere più strati. E una parte va a chi veramente quel disco l'ha realizzato. Quindi, su 1.000 copie, che è anche un numero difficile da raggiungere, forse un 20%, 25%, va a chi quel disco l'ha realizzato. Quindi, su 1.000 x euro sono poco più di 200 euro. Che vuol dire, per arrivare a farsi uno stipendio, bisogna avere tanti dischi in commercio e magari su tanti dischi ce n'è anche qualcuno che va veramente bene. Teniamo conto che il fatto che il 90% dei dischi pubblicati non ripagano neanche il costo di produzione. In più ci mettiamo magari un disco per farlo girare, ci vuole anche un po' di promozione, dalla semplice sponsorizzata su Facebook a quei servizi che ti consentono di far arrivare il tuo brano ai DJ più importanti, che magari se lo ascoltano e lo suonano davvero, ti fanno una cassa risonanza importante per il tuo brano, che allora potrebbe vendere qualcosina in più. Si capisce che
È veramente difficile arrivare a guadagnare sui dischi. Bisogna puntare sulla quantità e lo dico anche in senso non dispregiativo. Hai tanti dischi in giro, ci sono tanti dischi che potrebbero girare, che molto spesso anche i dischi funzionano nel tempo. Qualcuno scopre un brano suo del 2014 e magari si interessa a quello che fai oggi. Quindi è importante la continuità, tanti dischi per tanto tempo. E questa è una strada. Un altro modo per guadagnare è fare dischi. In un primo passo, te sei bravo con i programmi, arriva un tuo amico e ti dice: vorrei realizzare un disco con te. Bene, ok, mi faccio pagare il lavoro. Semplice, il tempo perso, le macchine, la realizzazione, insomma, hai un bel giro di persone che ti chiedono di collaborare, puoi farti pagare. E questo ovviamente va in base alla reputazione che ti crei. Fai delle belle cose, piacciono a tanti, tanti ti chiedono delle collaborazioni. Che inizialmente, se uno, diciamo, non è neanche facile chiedere soldi fin dall'inizio, però lo fai quando inizia a essere veramente richiesto. Un altro modo è vendere le proprie produzioni, quindi fare proprio da ghost producer. C'è una necessità per i grandi nomi, o comunque anche i nomi più piccoli, che girano spesso, fanno tante serate. E magari non hanno tempo, voglia o le capacità di fare dei dischi. Ecco, se te sei bravo a fare il produttore, bene, io ti faccio il disco come lo vuoi, te lo faccio, te lo do. Non voglio diritti in cambio, ma voglio essere pagato. Anche lì, più sei bravo, più soldi puoi chiedere, perché magari ti vengono a cercare i nomi veramente importanti. Ecco che nell'imparare a fare il produttore si può arrivare nel tempo a farsi pagare. Non mi piace chi mi dice: ho fatto un brano, secondo te quanto ci posso ritirare fuori da questo? Perché non si può dire. È una questione che si dispiega nel tempo, nella figura che riesci a creare su te stesso e magari per i giri strani che possono fare i dischi. Il tuo brano finisce in un qualche colonna sonora di qualche cosa anche dall'altra parte del mondo, ecco che altre persone lo scoprono e chissà magari quando è uscito. I produttori veramente bravi che hanno un sacco di brani in giro da tanto tempo se lo possono dire tranquillamente. Tutte le cose sorprese, imprevedibili, un brano si finisce in una playlist giusta, eccetera. Quindi poche aspettative, tanto lavoro, costanza ed dedizione. Poi ci sono dei progetti più articolati, chi realizza album, chi prova a realizzare dei live show e portarli in giro. E quindi la produzione diventa funzionale alla figura che stai creando su te stesso. Nessuno è più soltanto un selezionatore di buona musica. Era possibile forse negli anni 80, adesso assolutamente no, se si vuole avere una risonanza più importante a livello nazionale e internazionale. E allora ecco che diventare produttore può essere utile al DJ che vuoi essere, andando poi successivamente a pensare a come poterci guadagnare. Capisco, l'ambito forse è un po' complesso, molto vago, ci sono tanti punti che si potrebbero approfondire. Ti chiederei di scrivere cosa ne pensi nei commenti e andremo poi a parlare di tutto quello che viene in mente nel dibattito che si verrà a creare. Nel frattempo, continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.